Gli splendidi spazi di Casa Maria Immacolata in via Gramsci a Giuliano Valta torneranno ad ospitare due importanti appuntamenti musicali, entrambi ad ingresso gratuito, organizzati dall'Assessorato alla Cultura e Manifestazioni. Sabato 30 agosto, concerto di Tony Esposito e la Banda del Sole. Il notissimo percussionista napoletano proporrà, insieme con un folto gruppo di polistrumentisti, un viaggio attraverso i ritmi e le sonorità del Mediterraneo, dall'Africa ai Balcani, per un'indimenticabile serata di jazz. Esposito, che artisticamente è anche pittore, porterà alcune scenografie dipinte da lui in collaborazione con il famoso pittore americano Mark Costaby. Domenica 31 luglio invece è il turno di Stelvio Cipriani, nato a Roma nel 1937, dopo essere stato accompagnatore pianista per cantanti come Rita Pavone, si trasferisce per breve tempo negli Stati Uniti per studiare jazz con la supervisione di Dave Brubeck. È il compositore in Italia più richiesto negli anni 70. In questo periodo infatti acquisisce popolarità per le musiche di Anonimo Veneziano e per il rutilante superbo coro di La Polizia Ringrazia. Da questo momento Cipriani compone musica per poliziesca all'italiana, western e si mette in luce per alcuni accompagnamenti a film horror, facendo ricorso in taluni casi all'elettronica. Dagli anni 90 in poi si dedica quasi esclusivamente alla televisione. Io ritengo che, nonostante la crisi socio-economica non consenta più di investire risorse nel campo della cultura, degli eventi, bisogna continuare a crederci. Noi cerchiamo di fare di necessità virtù, ma non tralasciamo la possibilità di allietare le notti estive con eventi di richiamo, che, come lei ha potuto sottolineare, non sono solo eventi sic simpliciter, ma rivestono una connotazione culturale. Perché quando si parla di Tony Esposito e di Mark Costaby, che ci si esibiranno il 30 agosto, si parla di cultura. E la stessa cosa con Stelvio Cipriani il 31 agosto. Il tutto in una cornice che noi abbiamo voluto riscoprire ormai da qualche anno, che è Casa Maria Immacolata. Uno spicchio di questa terra meravigliosa che si affaccia dalla collina scoprendo l'Adriatico. Io invito tutti coloro che vorranno passare delle serate spensierate in un ambiente bello, ascoltando buona musica, a venire a Giulianova sabato 30 e domenica 31 dalle 8:30 in avanti.